Nino, vi saluta, se ne sta per andare perché miagola tutto il tempo e lo stiamo per stendere. Bene, salutalo. Nino, fai da bravo. Ti devi Salutalo. comportare bene, saluta. Dai, saluta. Oggi giochiamo a Brawl Stars, gioca anche Nino, è bravissimo, dovete vedere quanto ci disturba ogni volta che stiamo giocando, Sì, gli tipo piace adesso. vedere Brawl Inizia Stars. a dare E i colpetti e ci fa cerca perdere di le giocare pure partite. lui. Quindi è molto bello. Ninetto, oh, si è calmato, appena abbiamo iniziato il Sì, video. Hai notato? perché ha detto che l'avresti portato a Ah, Puglia, dici quindi. che hai capito? Secondo me ha capito, vero? Signorino. Guardalo. Non ha più Signorino. È un miagolato. No, miracolo. staffilo così, ti prego, non giocare oggi, perché questo è un miracolo che lui non stia Bene, dobbiamo miagolando. giocare, dobbiamo fare il video e non possiamo tenerlo in braccio così. In ogni caso, Ninetto vi saluta, sta bene, è sempre più tranquillo e sempre più carino. Ogni giorno che passa è più bello, questo gatto siamo totalmente innamorati. Rimane ancora una piccola Rimane peste. ancora una piccola peste, però è Ha già carino, quindi graffiato tutto il divano, tutte le sedie della cucina, sta distruggendo casa, però è carino. lo porto a L'importante è cuccia e questo. iniziamo. Cosa facciamo quest'oggi su Brawl Stars? Facciamo una tecnica interessante che abbiamo scoperto io e Fere per caso giocando. Nella modalità calcio, quindi quella dove bisogna fare due gol per vincere, si riescono a farmare velocissimi i trofei se si utilizza la strategia giusta. Giocando in due è minimo, altrimenti in tre ancora meglio. Se si Esatto. utilizzano gli eroi giusti, diciamo, si può riuscire a vincere le partite in 30-40 secondi. Se pensate a modalità sopravvivenza, raffagem, rapina, c'è sempre un limite di tempo o comunque un obiettivo abbastanza lungo da attuare, Da come esempio conquistare. sopravvivere, quindi arrivare primo vuol dire che comunque passano diversi minuti e di conseguenza non esiste nessuna modalità dove puoi vincere in 30-40 secondi. Quindi la modalità di calcio, se utilizzata nel modo giusto, permette di vincere velocissime le partite e quindi in un'ora di farmare un botto di trofei. Noi credo che abbiamo fatto già 400-500 trofei solo come modalità Sì, calcio, sì, sì, quindi sì, sì, sì. funziona Ma grande. Noi scopriamo necessariamente perché siamo entrambi bannoloni e mi dà fastidio queste perché ci cose. siamo vestiti Non uguali? lo so, ogni tanto Solitamente sei tu capita che mi copi, ed è perché io no. la mattina mi vesto prima di te, tu ti vesti No. dopo, quindi mi hai copiato. È chiaro come il sole che tu hai copiato No, io ho me. pensato, non uso questo maglioncino un sacco di tempo, me lo metto oggi. Io ho pensato, mi piace questo maglioncino, me lo metto oggi. Interessante. Quindi, vi facciamo vedere la tecnica. Prima di tutto, vi consigliamo di utilizzare degli eroi che hanno AoE, quindi tiratori e tank che hanno Danno ad molto aria. AoE. Sì, danno ad aria perché Magari effetti alcuni qualcuno non lo non sa cosa sanno. vuol Il dire, miglior cioè. tank è Frank, quindi quel tipo Frankenstein che fa colpi di martellate a terra, che ne abbiamo sbloccato entrambi, ed è fortissimo per questa Bellissimo. modalità. Nei DPS vi consigliamo, quindi nei tiratori, quelli che sparano da lontano, vi consigliamo Jessie, che ha molto danno ad aria perché la pallina, ad esempio, rimbalza e colpisce tutti, oppure Penny, che quando colpisce uno poi colpisce tutti gli Bene. altri. Allora, in questo caso noi proviamo con doppio tank, però l'altra tecnica molto buona è tank più tiratore con appunto danno ad aria. Anche perché in questo caso la mappa è abbastanza Sì, larghetta, perché quindi in questo caso conviene con il siamo tiratore. nell'evento che si sblocca con gli 800 trofei e qua ci sono le comete, quindi c'è una cosa molto molto Allora, particolare. stanno rimanendo molto Ah, la difensivi loro. cometa! Ecco Ti ha qua, ecco preso? qua. Certo che mi ha preso, mi è spawnata in faccia. Ok, ci Ok, sei? Hai 2 su 3 morti di loro. fatto delirio, Steph? Beh, più o meno. Ok, bravo. Allora, mi sono sacrificato per 1-0. Ok, in questo caso, 21 secondi, siamo già in vantaggio di un gol, giusto per farvi capire. Adesso, con Frank, vado di quest'alti. Nest 1, 2. Due Ma l'ho fatto morti. malissimo! Dai, Shelly, sei un personaggio. È il personaggio più Orribile! brutto del gioco Sì. comunque, cioè non sai giocare e shotti, infatti è fatto apposta Vabbè, per è l'inizio. fatto apposta per l'inizio, è anche giusto, Steph. Però guarda, le vai addosso, bim bim bim. Ok, Ok. abbiamo fermato il gol, ottimo. Ok, allora guardate, adesso prendo la palla, tanto io ho anche l'ultimate, quindi sono praticamente Ok, ho ucciso inarrestabile. Jessie. Vado in diagonale, tiro potentissimo, 2-0, è passato neanche un minuto perché siamo 1:33, Sì, quindi è sono stato passati 57 secondi. leggermente più lento del solito perché vi ripeto, questa combo va bene quando la mappa è quella Sì. normale, senza le comete, ok? Sì, perché in questo caso è l'evento speciale da 800 trofei. Però Come anche così, dicevo poco raga, fa. 57 secondi, non c'è modalità che dura così Certo, poco. Quindi vi certo. siete fatti 5 trofei in 57 secondi, che è un ritmo incredibile. Assolutamente sì. Tentativo numero 2. Allora, hanno molto AoE e non hanno tank, quindi bisogna stare attenti e non essere distrutti all'inizio. Noi abbiamo Nita che comunque non è male perché ha pur sempre dell'AoE. Mi hanno sciolto proprio come mi Ok. aspettavo. Qua c'era una Nita mezzo FK, l'ho fatta fuori. Ok, Perfetto, io sto distraendo il cerco. bombarolo che ce l'ha solo com'è. Ah, perché mi sono incastrata, non mi sembrava più il PG. Vai, bravissimo, bravissimo. Gli ho Raga, liberato la 15 strada, secondi, 1-0. Io solo ho distruggendoli. dovuto distrarre perché mi hanno mirato malamente. Va bene, l'importante comunque è Il scortare i bombarolo nemici. ovviamente è fortissimo, ma penso che fosse scontato per tutti per Voglio, questa voglio. modalità. Nita, vieni qua. Dove sei? Dove sei? No, sei andato troppo indietro. Dovevi passare da questa parte che ti stavamo liberando tutto. Hanno una Nita. Mezzo FK, Steph, Per nostra poracci. fortuna, Fere. Per Vabbè, ho nostra anche fortuna. questo. A volte capita a noi l'FK, quindi ci sta. Forza, Assolutamente sì. Steph, ti scorto in porta. Ultimate! La parata, No, incredibile! che triste. Poteva essere un bellissimo Lo gol. so, in diagonale, poi era proprio bello.
Allora, voglio distruggere questa torretta No, già rotta. Ok, guarda come hanno paura di venire qua. Sì. Poi infatti focussano i tank perché hanno una paura assurda dei tank. Però è bello perché almeno si distraggono. Allora, riesci ad arrivare in tempo? Sì. No. Ah, mi sono lanciata. Però adesso finalmente l'ultimate. Questi stanno giocando in modo molto difensivo e non è male per riuscire a sopravvivere a noi. Però quando poi con Frank hai l'ultimate, ne stunni 2 di 3, ne shotti 2 così instant e andare a segnare è facilissimo. Ma chi ha preso il pallone? Cioè teoricamente Nita. Dai, però Nita non è ben Sì, ma era l'occasione giusta, l'ha sprecata. Per quello ragazzi, se riuscite giocate in 3. Eppure è morta. Ma come ci sei riuscita a far così schifo? Cioè hai trovato il primato. Allora, ok, l'ho vai, provata. Tirala in un angolo. La tiro lentissimo e vabbè, muoio però. Ho cercato di fare il possibile. La cometa li ha shottati però. No, anche Steph li ha shottati. Dove è finita la palla? Non la segna più. Non lo so. No, c'è Jessie. Tirala via, Fre. Ok, la tiro lontanissima. Ok. Però qui la prende Jessie. C'è una Jessie maledetta, aiuto. Abbiamo Nita che davvero ha smesso di usare il cervello nella sua vita. Porca miseria. A che punto sei? Che li ho ammazzati tutti, corri dritta. È Nita, è Nita, è Nita. Quindi. Io sono. Ero morta, Steph, perché ovviamente ho cercato di. Ce la fate? Sì, l'ho stunati, vai, vai. Grazie, Nita, che ci hai degnato di correre dritti. Mamma mia, raga, ogni tanto è proprio babysitter in sto gioco. Ne basta uno, scarsino, per. Beh, perché tecnicamente i tanti devono assorbire i colpi e il tiratore o il combattente dovrebbe andare dritto a segnare. Se perché tu, dovrebbe essere riparato. Se tu da tanchi li killi tutti e lui è andato a casa sua, è un po' un problema. Beh, certo, però. Comunque al momento 2 su 2, questa è durata parecchio, la scorsa è durata poco, però abbiamo già fatto 10 trofei in pochissimo tempo. Assolutamente vai sì. Vai di ready? Quindi continuiamo col doppio tank per sì, ora. Sì, per ora sta andando bene, quindi direi di sì. Voglio vedere quando ci capita una situazione in cui non è favorevole, anche se secondo me lo era già in questo caso perché il nostro DPS non era buono. Sì, esatto. Colt è adattissimo, ma ovviamente deve saperlo utilizzare. Hanno un team molto bilanciato, però guarda, è sempre gente FK, è bellissima questa cosa. Ottimo. Sì. C'è un po' di lag oggi comunque, anche me l'ha fatto, quindi evidentemente per quello. Colt, magari... per favore, tira! Dai, che non hai tirato! Io non ho parole, Steph. La gente non si accorge di prendere la palla, quello è il problema. Sì, no, perché in effetti non è molto... Ecco, tipo adesso io ho tirato per sbaglio all'indietro. Allora io ci provo, Se mi liberi la strada, io ci provo. Corre dritto verso la porta, tira! E dai, segna! Raga, l'avete visto quanto li ho shotati? Fatti adesso l'alti, adesso l'alti. Ok, pure io. Guardami! Pam! Guardo! Bravissimo! Meno uno! Corri dritta! Okay. Ah, ha fatto l'alti per saltare! Aspetta! Ah, ok! Ah, l'ha tirata via però! Noioso, ce l'ho allontanato, vabbè! Allora, difendi, difendi! Forza Colt, ti spiniamo la strada! Dai Colt, devi solo tirare! Forza Colt! Cioè, ha centrato! Aveva centrato. Grazie, il primo! L'ho visto. Era l'unico stavo punto. Per uccidere. Come fai? Anche non questa qua, raga, è durata meno di un minuto. Vedete, anche comunque. Come? Se vi impegnate tanto come abbiamo fatto noi, ce la fate anche se gli altri. Si è dato una testata allo schermo, dal nervoso. E posso aprire un baule, Di quelli vabbè, poveri. Vabbè. Carino, cioè, magari ti va bene. Sì. Non è vero, non lo puoi neanche aprire. Ah, ora sì, vai. Tre briciole di pane. Magari ti va bene? Su. Tre briciole di pane. Sì! Ma come è possibile? Ma come è possibile in un baule normale, Steph? Steph? Piper? Non sai quanto la volevo. Steph stava sempre rompendo dicendo che voleva Piper. No, Steph, non è possibile. Cioè, se tu non avessi registrato questa cosa, ti giuro che il raccontato... Magari non l'abbiamo registrata. No, non portare sfortuna. Perché prima c'è saltata la registrazione così, quindi non stiamo molto attenti. Non ci crederebbe nessuno, quello volevo dire. Va bene, ok. Io accetto di avere questa sfortuna nella vita, che Steph sia sempre così fortunato. Allora, facciamone un'altra, però poi lo voglio provare. Ovviamente. Non è adatta a questa modalità, proprio è tutto l'opposto di questa modalità lei. Però la voglio provare, sono troppo curioso. Beh, penso che siano curiosi un po' tutti, Steph, in questo momento. È bellissimo, è poi uno sniper. Ok, è il primo. È il primo, va fuori. Basso, perfetto. Chi è il migliore, il primo? Scortami. Aspetta, aspetta, c'ho un bull addosso. Arrivo. Buttala dentro. No! Che gol! Era quello che volevo puntare a fare, perché adesso lo uccidono, però se vado dritta... Bravi, bravi, bravi. Deve morire Bull, che prima mi stava dando noia. Anche il primo. Perché devo dimostrare di essere il primo migliore, ovviamente. Ok, ah, Colt, mi ha fatto un po' male. Sono tutti bassi, di cosa hai paura esattamente? Cioè, mi avevi tirato la palla, Colt. Perché? Mi ha tirato la palla addosso a me mentre fightavo. Non lo vedo più, dove è finito? In quella zona in fascia. Ah, c'era lui, c'era lui. Ho dovuto sprecare l'alti perché avevo paura che segnasse. Vai Colt, da bravo. Dai, ti aiutiamo. Ma ha sprecato l'alti per tirargliela addosso. Ma lo capisce che se la tiri addosso la parano?
No, Steph, non è... è un Ultimate! Po' ok. Mamma mia, Ultimate! Io vado. Sì, sì, vai. Tienimelo. Prova a tirare all'alti. Vai! No. Devi, devi farlo prima, Fede. Lo so, ma mi è sbucata Anita dall'angolino, Steph. Cioè, Anita, Jessie. Scusami. Purtroppo mi ha sorpreso. Ma Colt, ma erano tutti fermi. Ma come fai a non killarli? Vabbè, dai, ce lo stiamo cavando. Sì, sì, lo so. Vai, Fede. No. Ho tirato indietro. Perché stavo prendendo a pugni e mi è andata nei piedi. Fede, brutto errore questo. Che vuoi da me? Brutto errore. Ma non si capisce quando è il pallone. Questa cosa fa schifo comunque. Quindi non colpevolizzo troppo gli altri, perché tu stai tirando, ti arriva il pallone nei piedi e lo tiri lontano. Dai, 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 dai. Allora, Colt, non prenderla tu che sei basso. Vabbè, lascialo, lascialo, riparalo, riparalo. Vai, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Oh. Non ci credo. Cioè, sto qua... ma cioè, che ha fatto? Ma nella... qual era il suo pensiero? Non scusami? Lo so. Qual era non il suo lo pensiero? So, vabbè. Comunque, 4 su 4 vinte, raga, ha durato pochissimo. E di conseguenza capite benissimo che sta strategia è davvero una bomba. E ripeto, bomba. Funziona molto molto di più quando non ci sono le comete. Lì è formidabile questa combo. Sicuro, Steph. E allora cambio brawler. No, cambiamo modalità. Ah, ok. Secondo te. E allora cambio brawler. A Raffa Gemme? Sì. Dai, mi tengo il primo. Va, ho voglia di giocare il primo. Più gli tira lontano, più fa danno. Quindi è lo sniper per eccellenza. È proprio lo sniper guarda di questo gioco. A me a volte è capitata contro da qualcuno che lo usava. Ma davvero hai visto bene. Quanta vita ho? Vabbè, giusto, giusto. E ripeto, usata contro bene, davvero davvero forte. Allora, forza Steph, distruggili. Va bene. Muori Nita. Ok, stiamo tenendo bene la posizione, Steph. Vabbè. Quando arriva l'hit, arriva l'hit. Ti piglia bene, certo. Ok. Però ha un hitbox finissimo, quindi anche sì. Se azzecchi... è molto difficile, molto, molto, molto. Devo indietreggiare un pochettino perché mi devo curare. Uh-huh. Non mi prende con l'ulti, maledetto. Oh, cavolo, perdiamo tutte le gemme. Oh no. È molto complicata, ma me la sono sempre aspettata difficile, quindi rispecchia le mie aspettative, francamente. Giustamente. Ah, che male! Uno l'ho shotato, però mi hanno shotato. Voglio uccidere quella Nita che ha tutte le gemme, porca miseria, deve morire. Beh, abbiamo una torretta che continua a spararli, gli dà fastidio. Ed è davvero ottimo. Sì, ma mi focussano tutti, porca miseria, non riesco a stare in vita. Uno morto? Ma ce l'ha tutte Nita, vero? Sì, te l'ho detto. Non la vinciamo, non la no, vinciamo. Assolutamente. Vabbè, mi ci devo abituare, stiamo sfidando già gente brava. Eh sì, ovvio. E l'alti, raga, so benissimo cosa fa, però non so bene ancora quando utilizza lei. Io pensavo di doverla utilizzare come escape, però alla fine non mi è mai capitato di doverla utilizzare. Peccato. È molto complicata. Secondo me possiamo riprovarci se vuoi, No, mi sento un po'. No, dai. Ho un po' mi vota la depressione. Oh no, Steph. Non sono un bravo cecchino in questo gioco. Non è vero, sì che lo sei. Ti devi abituare a Piper. No, no, no. Allora, sembra che abbia bisogno di giocare in modalità dove non pensa all'obiettivo. Perché, tipo, non puoi pensare minimamente alle gemme perché devi solo sniperare. Quindi. Però tecnicamente tu potresti pensare a sparare e gli altri a prendere le gemme. Lì sarebbe. Sì, ma se giochi in due. Non lo so, sembra di quegli eroi che funziona bene 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 quando si è in tre, francamente. Però devo provarla di più per capire un pochettino. Comunque, fortuna incredibile, belle partite. Tecnica che vi consigliamo assolutamente certo. Di attuare con i vostri amici. È davvero ottima per salire in fretta, quindi ve la consigliamo alla grande. Noi ci fermiamo così. Qua sotto compagni altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ciao.